Congresso a Bari, l'elezione del nuovo segretario, anche una delegazione ferrarese presente. Allora, con Cristiano Zagatti facciamo un attimo il punto di questi giorni importanti e che significato ha la nuova elezione per la CGIL. Significato importante non per la CGIL ma per il Paese. In questi giorni abbiamo scritto ancora una volta un pezzo di storia importante, un'organizzazione che vuole rappresentare non il mondo del lavoro, non esclusivamente il mondo del lavoro, ma un modello di società diverso, un modello di società più inclusivo. È venuto fuori in modo piuttosto netto nella relazione programmatica del segretario Maurizio Landini. Ed è venuto fuori oggi nella conclusione, nella sintesi, una critica pesante al governo, alla manovra elettorale. Ha messo al centro lavoro i giovani con una forza straordinaria, una volontà di rilanciare in modo importante l'azione sindacale nel nostro paese, cercando di unificare il mondo del lavoro, ma unificare soprattutto tutta la società. A fronte di un'idea di paese differente, con un'uguaglianza come elemento di fondo, uno sviluppo sostenibile e un'inclusione, lo ripeto, un'inclusione nella nostra società per contrastare la lotta ai più poveri dei penultimi contro gli ultimi. Per molti il lavoro non c'è più, vengono distrutti i posti di lavoro che non saranno mai più possibili recuperare, non sarà più possibile recuperare. Come fare a tutelare il lavoro se il lavoro non c'è? Il tema che abbiamo affrontato oggi in modo piuttosto determinato, il lavoro non si crea con decreti legge, il lavoro non si crea dando ai centri per l'impiego la possibilità di coinvolgere dei disoccupati, ma il lavoro si crea con degli investimenti, investimenti pubblici e investimenti privati che creano un volano di sviluppo per l'economia. Oggi gli investimenti vengono meno. Se guardiamo la legge di stabilità, e anche questo è emerso in modo piuttosto evidente, mancano completamente gli investimenti per lo sviluppo della nostra economia. Insomma, tutti uniti, parliamo di, ovviamente di Landini, ma parliamo anche di Colla, che è il vice, che è ovviamente della segreteria regionale. Risultato straordinario. Se pensate che Maurizio Landini è stato eletto con oltre il 92% dei consensi, la segreteria con all'interno l'intera squadra è stata eletta con oltre il 94% dei consensi. Oggi abbiamo una segreteria nazionale di 10 componenti e ben 3, compreso il segretario generale, sono espressione dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna che diventa modello anche per la CGIL. Il patto per il lavoro che abbiamo siglato a livello regionale, che abbiamo declinato a livello provinciale, ha tutte le potenzialità per poter diventare modello nazionale.